Amici nel tubo, bentrovati. Allora, come da titolo del video che avete cliccato, oggi siamo di preimpasto, cioè facciamo la biga. La biga appunto è un preimpasto che ci consente di aumentare la lievitazione, anche la scioglievolezza del prodotto finale. Che cosa è un preimpasto? Mettiamo praticamente della farina, in questo caso io c'è un po' di un mix di farina perché appunto lo richiede la ricetta. Comunque questa è la spiegazione base della biga, un preimpasto, quindi un impasto molto non molto idratato, quindi farina e acqua, e così attiviamo attraverso i lieviti attiviamo la fermentazione. Il lievito è un essere vivente, no? Ci sono dei microorganismi che si cibano appunto degli amidi che ci sono nella farina, creano questa fermentazione e producono gas che, pensate, a delle bolle d'aria che sono poi intrappolate dentro l'impasto e ci danno la lievitazione. Ok, quindi semplicemente il preimpasto, la biga è una lavorazione grezza. Acqua e farina, poi vi lascio gli ingredienti e le dosi sotto in descrizione. Lo impastiamo così grossolanamente. Rimandiamo col cucchiaio, poi possiamo anche andare con le mani. Ovviamente nell'acqua c'era il lievito, quindi farina, acqua e lievito e nient'altro. Vedete? Lo lasciamo così grezzo. Lo mettiamo in un box di lievitazione, così. Ok, questo qua praticamente chi è del mestiere, i professionisti hanno le celle a temperatura controllata, dovrebbe stare dai 15 ai 20 gradi massimo. Noi giustamente, voi come me, siamo a casa, quindi ci dobbiamo accontentare del nostro frigo che il massimo di temperatura che possiamo raggiungere è sugli 8 gradi. Deve stare almeno dalle 18 alle 24 ore. A domani. Bene, sono trascorse le 20 ore che avevamo stabilito, ho uscito la biga dal frigo e questo è il risultato. Ovviamente si presenta così, come vedete è un po' più lievitata, ma sicuramente c'è la fermentazione. Questo perché abbiamo controllato la temperatura. Non vi scordate che l'abbiamo tenuto in frigo. Se volete ancora prolungare la sua permanenza e quindi fare biga a 36 a 48 ore, dobbiamo giustamente prolungare anche la permanenza in frigo, soprattutto anche in questi periodi che estate c'è veramente caldo, quindi ormai le lievitazioni a temperatura ambiente, neanche quelle gli impasti diretti, ecco, faremo senza il passaggio dal frigo, ecco, mi sono spiegato. Ok. Spero che, ovviamente questa è la base, no? Poi su questo ci va il rinfresco, significa che gli metteremo l'altro lievito, ma gli dobbiamo mettere anche l'altra farina, secondo la ricetta noi che abbiamo in mente di fare. Questo è quanto, spero che vi sia venuto utile questo tutorial e ci vediamo per i prossimi. Ok? Ciao!